Buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di Replay. Quattro i temi che tratteremo questa sera: come raggiungere il terzo posto per il Pescara in questo campionato di Serie C, poi la nuova politica del Pescara che punta molto sui giovani, le note più liete di questa stagione. Calciomercato chiuderà lunedì prossimo alle ore 20, tutto fermo ancora in casa biancazzurra. Quarto tema, società, quale futuro? Dunque avremo gli sviluppi in studio con i seguenti ospiti. Il direttore sportivo Daniele Delicari. Buonasera Daniele, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie a voi. Al suo fianco il collega Antonio De Leonardis. Buonasera, ah, buonasera. Totò. Ritrovo con piacere, lavora ora a Bologna nel settore giovanile, Antonio Di Battista. Buonasera, buonasera. Antonio, grazie buonasera. Per essere qui con noi. Un altro compagno di viaggio, Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. E poi c'è il collega Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Buonasera amico, grazie. Abbiamo letto anche la tua cronaca sul Corriere dello Sport, complimenti sulla partita del Pescara. Saluto come sempre Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. In regia c'è sempre Maurizio Daguì, Loris Bennato alle telecamere. Allora, quattro temi di attualità perché il campionato di Serie C è ripreso con la vittoria del Pescara contro l'Aquila Montevarchi, obiettivo terzo posto, un piazzamento che attualmente viene conteso da Cesena, Entella, Pescara ed Ancona. Quale di queste quattro squadre attualmente ha più chance? Lo chiedo subito a Delicarri. Ma il Pescara, come tutte le altre, naturalmente Cesena è avvantaggiato dai punti. Sicuramente l'iniezione di fiducia che il Pescara ha avuto in queste ultime cinque partite è una cosa importante, di aver fatto risultato anche ieri. Sulle ali dell'entusiasmo sicuramente si può fare una rincorsa ed è insieme secondo me all'Entella, perché l'Entella è una squadra comunque forte di categoria, il Cesena saranno quelle che si contenderanno quel terzo posto. Ecco, prima di continuare con gli ospiti, Andrea Costantini, abbiamo notizie di giornata per quanto riguarda qualche allenatore. Beh, sono ore piuttosto difficili per Zdenek Zeman a Foggia dopo la sconfitta di ieri con il Latina. È saltato l'ex DS del Pescara, Peppino Pavone, in rotta con alcune scelte, in particolare di mercato della proprietà del Foggia, e con l'esonero di Pavone ora ci sono ore di riflessione della società su Zeman, ma anche di Zeman nei confronti, insomma, della sua prosecuzione sulla panchina del Foggia. A te. C'è un cambio anche nella Pistoiese, mi dicevi? Sì, assolutamente sì, perché con il cambio di proprietà che è stato ufficializzato la scorsa settimana, l'avvento di Lehmann come neo proprietario della Pistoiese, l'avvento anche come direttore sportivo di Rosati, Giovanni Lopez, che era stato chiamato al posto di Sassarini alla guida della Pistoiese, è stato esonerato dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Al suo posto arriva Marco Alessandrini, persona peraltro molto vicina al DS Rosati. A te. Piccola parentesi sui nostri temi, che ne pensate di questo esonero così di Pavone a Foggia, Daniele? Ma sicuramente, conoscendo un po' Peppino, ci saranno state sicuramente delle divergenze. Ora l'allenatore non so che cosa farà. Non è che nel mirino c'era Zeman, quindi si è partiti da Pavone. Può essere tutto, può essere stata anche una strategia da parte della proprietà, naturalmente, però quando si parte con Zeman, si sa in che dove si va, in che direzione si va. Naturalmente non prevedevo, devo dire la verità, questo ribaltone. Ti sorprende, Antonio Di Battista, questa decisione del Foggia? Peppino Pavone è un direttore competente, poi tra l'altro lui a Foggia ha fatto benissimo in passato, quindi mi sorprende anche perché sicuramente sarà successo qualcosa, perché togliere prima lui e poi magari adesso rischia anche Zeman sicuramente qualcosa a livello di strategie, non lo so, sul mercato oppure di questo genere sarà successo, ecco. Si dice che ieri persona molto competente, un quindi giocatore che Pavone non ha chiamato, Mastur, e Pavone ovviamente se l'è presa perché è un giocatore portato dal presidente, quindi molte volte i direttori vengono scavalcati. Molto probabilmente è una delle cose che piuttosto i presidenti ultimamente, negli ultimi anni, fanno. Insomma, tu sei uno dei pochi ad aver tenuto Zeman un anno intero e poi in quell'annata era difficile sollevarlo, no? Beh, ma anche se c'è stato un momento non di riflessione sull'esonero mai, c'è stato un momento che abbiamo vissuto delle difficoltà come sta vivendo il Foggia adesso.
però al momento che si decide e si prende un allenatore del genere non si può pensare che non possa perdere con Latina in casa, anche perché la squadra non è una squadra da vertice, è un'ottima squadra con degli elementi ottimi, ma naturalmente non è il Bari, non è l'Avellino, secondo me non è il Catanzaro di questo momento, che il Catanzaro è la squadra che in questo momento si è rinforzata più di tutti. Si pensava di andare ai playoff. Foggia oggi nei playoff c'è, tra l'altro con due punti in meno, con la penalizzazione, non pensavo sinceramente. Quello è stato uno dei pochi anni in cui Zeman ha vinto senza pavone, perché i suoi successi, soprattutto legati alla Foggia, sì, non è che vero, i campionati ne abbia vinti molto. Però. È vero, ma si è instaurato, ma al di là che ci conoscevamo, è stata un'alchimia, come quell'anno ci sono state tantissime alchimie, anche la mia e la sua è stata un'alchimia importante sicuramente. Ecco, la regia, adesso non dobbiamo vivere di ricordi, però quando rivediamo i gol di quella stagione, tutti quanti facciamo come un film retrospettivo, le emozioni più belle della gestione anche di questa società. Tu sei entrato l'anno precedente, la prima mossa fu quella di portare Cucureddu? La prima mossa, io sono entrato poi con Eusebio in prima squadra. Sì. Perché prima entrai con Torino. Però Cucureddu era un nome segnalato da te. Sì, poi inizialmente sì, perché era poi il cambio societario era dettato dal fatto che Galderisi doveva andare via perché era arrivato con Soglia, quindi la società aveva deciso di ribaltare un po' tutto. E mi chiesero un consiglio, io gli dissi: in questo momento per salvarsi c'è bisogno di un allenatore navigato, perché siamo in un momento difficile. E alla fine mi ascoltarono, presero lui e poi continuammo con lui per poi arrivare a Eusebio Di Francesco a gennaio. Ecco, quando ripensi a quei momenti è stato un inizio di grandi soddisfazioni, perché tutte le mosse riuscivano alla perfezione, più quello che ci salvò. Poi l'anno dopo arrivò Eusebio con te, quindi... Certo, vincemmo il campionato, esatto. Tra l'altro, e devo dire, sono state scelte anche ponderate, oltre poi c'è una componente importante che è la fortuna, che fa parte di ogni sistema, non di gioco ma di vita, però sicuramente si condivideva di più quelle che erano le strategie poi della società, fondamentalmente, perché poi a capo c'era la società e in quel momento si veniva ascoltati abbastanza, ecco. Ecco, lo chiedo ai colleghi, a Totò De Leonardis. Deli Carri, secondo voi, è stato uno dei pochissimi direttori che ha avuto voce in capitolo nella società? Secondo me sì, era il periodo in cui il direttore sportivo faceva il suo lavoro, non scavalcato da presidente, da dirigenti, così come è capitato nella prima fase di Repetto, insomma, era veramente, credo, un altro mestiere, un altro calcio, ed è quello che io preferivo, voglio dire. Poi questa commistione che ha portato poi alla fine a diminuire il ruolo del direttore sportivo, che invece era determinante. Poi, voglio dire, insomma, Deli Carri il suo lavoro l'ha fatto anche poi l'anno della Serie A, ricordiamo solo Quintero, voglio dire, per dire, cioè, adesso è un altro, purtroppo da diversi anni, è un altro tipo di calcio, non solo a Pescara, in cui sono prevalenti quelli che sono i rapporti dei presidenti con procuratori, con altre società, e credo che il ruolo del direttore sportivo è sminuito, insomma, ecco, rispetto a prima. Paolo Renzetti, tu mi ricordavi di quel campionato di Serie B, un episodio poi della sconfitta di Modena, sì, quando l'arbitro, vi ricordate, sì, no? E c'era Renzetti che giustamente criticava l'arbitro, però è arrivato Deli Carri e ha detto: andiamoci piano. Sì, no? Ricordo quella partita, Daniele forse la ricorderà, la partita come incredibile, no? Con un arbitraggio purtroppo quel pomeriggio non favorevolissimo al Pescara. K in porta. Sì, con K in porta, ragazzo giovanissimo, ovviamente alle primissime esperienze. Insomma, fu una partita che Pescara perse anche male, ci fu quella direzione arbitrale non felicissima. Giustamente Deli Carri, con tante critiche che vennero mosse anche nei confronti del direttore di gara, cercò Ma poi... Ma sai perché ti chiedo questo? Sì. Perché oggi invece, quando una squadra perde, prende come alibi un arbitraggio negativo, quindi era un segnale già di maturità. Sì, dire, ma... da parte dei componenti della società. Sì, ma io infatti ricordo Daniele che insomma era sempre una persona
che cercava di prendersela con l'arbitro, se l'è presa con te. No, cercava però di, giustamente, in quel campionato, in quel periodo, con allenatore Zeman, che è un personaggio comunque che nel calcio dà anche fastidio, un personaggio spesso scomodo, fare polemiche anche per altre questioni poteva essere controproducente, e quindi lui faceva bene da dirigente non espertissimo in quel periodo, perché era ancora giovane, uomo di calcio, uomo di calcio. Esatto, e ricollegandomi alla tua domanda di prima, i direttori sportivi prima contavano di più. Dilly Carri è vero che a Pescara era ai primi anni da dirigente, però veniva da una carriera di giocatore con centinaia di presenze in Serie A. È chiaro che un presidente, quando si trova un direttore sportivo che ha fatto il calciatore ad alti livelli, è chiaro che lo ascolta. Per chiudere questa Marcord, perché poi dobbiamo tornare anche al presente, in Serie A ci fu un girone d'andata spettacolare, si vinse a Firenze la prima di ritorno, il Pescara era fuori dalla zona di retrocessione, poi cos'è successo? Ma no, il mio più grande rammarico di quella Serie A, al di là che si commettono degli errori indubbiamente, sono state le dimissioni di Giovanni Stroppa, sul quale io ho sempre creduto, e spero che il tempo poi dirà la sua, ha dimostrato quel tempo, ma secondo me ha ancora da poter dimostrare e da fare. Secondo me quella è stata la più grande sconfitta personale, se vado su un discorso personale, perché sapevo che noi con lui potevamo costruire qualcosa, perché poi tanto si parte sempre dalla base di costruire qualcosa, perché il Pescara era una candidata fondamentalmente a retrocedere, ma nello stesso tempo... Voi sapevate che Zeman andava via? Noi, ecco, una delle grandi sfortune che abbiamo vissuto è che io con Zeman da febbraio ad aprile, fine aprile, avevo un mercato completamente diverso davanti ai miei occhi e mi sono ritrovato a dover fare tutt'altro, a sistemare determinate cose, perché lui è uscito fuori con questa notizia dicendomela prima a me, poi comunicandola ai dirigenti, che sarebbe andato alla Roma perché era il suo sogno di voler ritornare, e quindi mi ha spiazzato a livello lavorativo. Poi che possa capitare, lì ha cambiato un po' la storia anche della società. Sì, secondo me sì, devo dire la verità, secondo me sì, perché poi noi ci eravamo concentrati molto sull'aspetto del mercato da febbraio ad aprile, perché io con lui ci parlavo tutti, noi cominciamo. Cioè, cosa poteva succedere che non è successo? Poteva succedere che Insigne sarebbe rimasto, che Verratti sarebbe rimasto a noi, poteva succedere che Marquinhos, quello che oggi è al Paris Saint-Germain, sarebbe venuto da noi, non sarebbe andato alla Roma con lui, perché è stato segnalato da lui, a me in primis, il portiere stesso che poi è stato alla Roma, Goicoechea, che lui avrebbe voluto prendere a tutti i costi. Cioè, ci sono state una serie di circostanze, ma come un difensore centrale brasiliano, un altro difensore centrale che poi è andato al Panathinaikos, una serie di cose che hanno cambiato totalmente anche il fatto che la gente volesse venire, che i giocatori volessero venire a Pescara, perché con lui sarebbe stato più facile anche per me lavorare. È d'accordo Antonio? Sì, dopo vengo da te, Totò. Antonio, è d'accordo? D'altronde tu sei da 23 anni, ti posso chiedere qualsiasi cosa sulla storia del Pescara. Assolutamente sì. Secondo me quell'anno noi abbiamo avuto forse una delle migliori squadre di tutta la storia della Pescara Calcio, l'anno della promozione. Perché Totò dice Quintero, ma lì ci sono stati i giocatori. Poi l'anno anche Weiss era un giocatore probabilmente... fuori dal campo un po' meno, ma sul terreno di gioco è stato forse uno dei migliori. Ma lo stesso Jonathan, che arrivò con qualche chilo di più, però poi stava riprendendo, tornando. Certo, sono convinto anch'io che con Zeman, con la conferma di Zeman, sicuramente si poteva fare, era più facile sicuramente il lavoro per Daniele, perché si continuava su quella scia, la strategia, la filosofia del gioco di Zeman si conosce, quindi era più facile sicuramente. Totò, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo chiedere, ma c'eri tu quando è arrivato Caraglio? Sì, sì. Ecco, spiegami come mai. Lui deve pizzicare. Giustamente, la spiego. Allora, era un momento di opportunità. Jonathan sapevamo che sarebbe andato via perché per tante problematiche che non sto qui a spiegare, che erano di natura economica naturalmente, e si cercava un'opportunità economica diversa da quella di Jonathan a livello economico. Era un giocatore che ai tempi, 2 anni prima, era stato fortemente avvicinato in Italia, poi purtroppo non si è mai concretizzato perché i costi erano altissimi. Allora lui veniva da questo infortunio che aveva ripreso fondamentalmente in tutto quello che avevo visto io naturalmente, e si pensava un'opportunità economica.
è stata un'opportunità economica di vantaggio economico, perché non abbiamo speso niente fondamentalmente. Forse perché avevate speso troppo per Vukušić? Perché avevamo speso troppo per Vukušić e perché avevamo speso troppo anche per Jonathan fondamentalmente, sì. Perché il contratto di Jonathan era un contratto alto e fondamentalmente noi volevamo tenerlo abbassando un po' il costo del contratto. Questo non è successo, ci siamo dovuti inventare qualcosa. Come è uscito questo caraglio? È uscito da, no, ma è uscito da tante, da tante cose. Non è stato il peggiore, no, cioè, no, ma al di là è stato il peggiore, ma si sbaglia, ci mancherebbe, cioè, non è quello il problema. Quell'azione all'Olimpico, devo dire la verità, è stato solamente un'occasione economica, ma che è uscita già tempo prima, già prima che anche Jonathan facesse gol a Firenze, perché noi sapevamo che Jonathan sarebbe andato via con certezza. Il problema è che abbiamo trovato un giocatore che pensavamo stesse meglio fisicamente. Ti chiedo, Daniele, poi possono inserirsi anche gli altri, invece sempre nell'anno della promozione, come avete vissuto quel passaggio da Peppe Di Cecco a Sebastiani come cambio societario? Beh, non è stato facile, perché comunque quando si rischiava un po', eh? Sì, quando parti con una compagine societaria così allargata, così al sembrare tutti amici, diciamo così. Bisognava allenare anche quella squadra. Bisognava allenare molto anche quella squadra, devo dire la verità. Perché a me capitava spesso di stare con loro, naturalmente, ma questo per me non era un problema, era un problema di rapporti, avevo rapporti con tutti. L'abbiamo vissuta in malo modo, perché comunque c'è quel distaccamento che è successo ottobre-novembre, se non vado errato. Sì, novembre. Ha comunque influito sull'aspetto societario, perché la società si è dovuta riorganizzare anche a livello, soprattutto a livello economico. Sì. E naturalmente non pensavamo mai che Peppe dall'oggi al domani, o aspettavamo fine anno calcistico, che lasciasse tutto. Quel momento anche i calciatori, devo dire la verità, l'hanno un po' subita, ma anche l'allenatore, e forse è stato il periodo dove abbiamo incappato anche in qualche sconfitta, tipo Reggio Calabria 4-2, Castellammare, Modena. E è stato il momento più difficile. È stato un momento difficile, poi devo dire la verità, è stato bravo Daniele a comunque a ricoinvolgere quelle ultime persone che erano rimaste, ritirarle dentro, perché poi c'è stata una spaccatura. Fu il salvataggio proprio economico da parte di Sebastiani e anche di Annascoli. Certo, sono state le due persone che poi hanno tappato il buco di Edmondo, di Caldora e soprattutto poi di Peppe, perché poi Peppe era una figura che comunque era importante all'interno della compagine societaria come figura di presidente, e era riconosciuto molto carismatico da tutti loro, devo dire la verità. E questo per noi è stato per un mese un problema. Poi grazie a loro due, che hanno ricomposto un po' la compagine, siamo riusciti ad andare avanti con serenità. Ecco, stiamo rivedendo questo film retrospettivo, perché sono cose belle, certo, rispetto ai tempi di oggi sembra di vivere un sogno, è successo soltanto 10 anni fa. Non so se qualcuno di voi si vuol togliere ancora qualche curiosità con Daniele De Licari, perché con lui possiamo parlare a 360 gradi, così come Antonio Di Battista. Ecco, vicende societarie, vicende tecniche, poi si arriva al momento anche della separazione tra De Licari e questa società. De Licari, che come ricorderete era un po' anche il parafulmine della società verso la tifoseria, no? Paolo, Riccardo ricordano un po' tutto. Eh sì, infatti io ricordo anche, diciamo, le contestazioni che Daniele De Licari, insomma, si prendeva, diciamo, da parte. Scusami, di... Scusami, si è data mai una spiegazione De Licari su questo rapporto? No, ma guarda, questa cosa mi sono andato a rivedere proprio stamattina, per puro caso. Che sapevi che te lo chiedevamo? No, mi è capitato... Saresti aspettato la domanda? Sì, no, ma al di là di sarei aspettato qualsiasi tipo di domanda, non è un problema. Mi sono andato a rivedere di una vecchia trasmissione concorrente a voi, sì. Per sbaglio, stamattina, e riportava Daniele Sebastiani questa separazione, che ci saremmo separati dal direttore sportivo al presidente, e dicevo dentro di me, lo dico con grande onestà, parafulmine fino a quando sono servito, poi non sono servito più, non ero più il parafulmine.
Sì, ok, questo è il finale, però perché c'era no, questo rapporto? Io sono stato uno che poi, tra l'altro, sono stato parecchie volte a parlare con gente che faceva parte della tifoseria. Bisogna contestare qualcuno. Era un momento così, ma per me non era un problema, non è mai stato un problema, perché poi vivo a Pescara da tantissimo tempo, non mi sono Paolo, mai posto un problema. Sì, no, dicevo appunto, lui insomma aveva anche questo ruolo scomodo di fare da parafulmine quando le cose non andavano bene, però insomma dobbiamo riconoscere che insomma non ha fatto mai polemica, è stato sempre tranquillo, ha fatto il parafulmine perché facile. In quel momento bisognava fare quello, cioè. E soprattutto ha fatto calcio, no Riccardo? Il tempo è galantuomo. Io con lui parlai proprio in quel periodo. Una sera ci incontrammo in un ristorante, ti ricordi, al Plinius? Sì, come no. Parlammo e lui mi disse delle cose, si sono avverate. Come detto, il tempo è galantuomo e sono felice di vederlo qua sorridente. Totò, parafulmine doveva starci, quindi. In effetti, credo comunque che abbia subito proprio questa, io direi, questa debolezza della società in quel momento, perché quell'anno lì, in effetti, sono venuti fuori i nodi che erano stati mascherati prima, voglio dire. Quindi non era più una società molto forte e alla fine ovviamente paga il direttore sportivo. Oh, invece vi chiedo, quanto è cambiata questa Serie C da quella che avete prima evitato di precipitare con Cucureddu e poi l'anno che avete vinto con Oseguio? Beh, devo dire tanto, ma a distanza di 10 anni, al di là che l'ho guardata poi nel tempo per un discorso professionale, è cambiata tanto. Devo dire che il girone B è il girone che io ho considerato sempre quello più difficile, perché se vai nella storia degli ultimi 10 anni, se non sbaglio, può darsi pure che mi sbagli, ma non credo, le squadre che sono andate su, a parte il Cosenza nella finale, Cosenza, a Pescara sì, col Siena, che veniva dal girone C, le altre sono quasi sempre state tutte del girone B. E questo girone che è incappato il Pescara, che si pensava essere più facile, con Reggiana e Modena, tra l'altro con proprietà importanti alle spalle, si vedono più squadre giocare a calcio, è vero che c'è una spaccatura tra le due, sì, e le cinque, diciamo, e poi c'è un'altra spaccatura ancora, però poi alla fine, se tu vai a vedere, tutte le partite sono molto molto equilibrate, e quindi secondo me è cambiato tantissimo. Il girone che poi il Pescara fece quell'anno con Cucureddu e con Eusebio c'erano molti derby, era diverso, c'era il Verona nel nostro girone, quindi una compagine anche di livello blasonata, però sicuramente c'era più qualità. Oggi c'è meno qualità. Si usa dire il livello si è abbassato, questo ogni anno si dice si è abbassato, non so dove è arrivato, perché si dice sempre da decenni, il livello è sempre più basso. È vero questo? Ma io penso innanzitutto che da quella C a questa C c'è una differenza anche da un punto di vista anagrafico, nel senso che adesso ci sono più giovani, probabilmente perché si è più in difficoltà a livello economico, ma questo lo attesta un po' l'andamento delle squadre del panorama nazionale, parlo di A, B, basti guardare all'Inter, al Milan, alla Roma, le proprietà sono tutte americane oppure cinesi, quindi questo fa capire che non c'era più tra la forza. Poco, dopo ne parleremo, qualcosa cambierà anche le squadre di adesso sono molto più giovani, che si fa ricorso di più ai giovani e quindi per forza di cose magari il livello sia più basso, insomma, per... sempre un discorso economico, poi per il minutaggio, quindi per i giovani. Se guardiamo la squadra del Pescara di oggi, sono ragazzi giovanissimi che dopo ne parliamo, nell'epoca dell'Icarri non avrebbero giocato. Allora, mi dice qualcosa invece di Gaetano Auteri? Mi aspettavo molto di più, devo dire la verità, sono molto sincero, ma mi aspettavo, perché conoscendolo con un'impronta di gioco molto forte, oggi che si è sempre parlato del centrocampista in più, centrocampista in meno, attaccante che fa i gol, gli esterni che fanno i gol, io forse una delle cose che ho notato, perché l'ho guardato tanto quest'anno il Pescara, una cosa che ho notato tantissimo è che questa squadra tante volte mi sembra che non abbia un'impronta ben precisa. E essendo lui un allenatore che dà un'impronta ben precisa, è uno arrembante, è uno aggressivo,
Oggi Pescara ha grande qualità sicuramente, questo è fuori di dubbio, lo si è visto ieri anche senza Marco Pompetti, che è il giocatore che ha più qualità in questa squadra. Gioca molto di più sulla qualità e poco sull'aggressività, quando lui è sempre stato un allenatore molto aggressivo, molto arrembante, sempre propositivo, un continuo rullo. Se noi andiamo a guardare il primo gol del Pescara, è venuto fuori da un contropiede, una palla rilanciata, che di solito lui, mentre è uno che ha sempre giocato sotto quell'aspetto, mai è stato. Ecco, che tipo di difficoltà ha potuto incontrare secondo il tuo punto di vista, anche nell'allestimento della squadra, qualche pedina non funzionale? Ma sicuramente qualche, allora, quando si ha una classifica dove si pensa di poter fare di più, qualche elemento sicuramente non è stato funzionale al suo progetto, perché io ne faccio un discorso di caratteristica, non di bravura di calciatore. Quando io ho Pompetti, Memusciai all'inizio della stagione, per un allenatore che gioca con quel modulo di gioco, quei due giocatori devono avere, oltre ad avere l'equilibrio, devono essere anche aggressivi, e questo l'ha messo più sulla qualità. Quindi meno funzionali a lui, più funzionali a un discorso di qualità della squadra, e lì secondo me è mancato molto. Anche a livello difensivo, quando tu giochi a tre devi essere aggressivo, non puoi essere attendista. È differente giocare a quattro o giocare a tre. Quando giochi a quattro devi essere anche un po' più attendista e meno aggressivo. Giocando a tre, tante volte ho visto i difensori essere attendisti, a parte Drudi, che è quello che ha un... Quindi è questione di caratteristiche. È questione di caratteristiche. Vuol dire che però non è stato... Non di bravura di giocatore. Non è stato aiutato nell'allestimento da chi di dovere. Ma sai, poi c'è il discorso che quando tu vai a fare la squadra e la pensi a una certa maniera, speri anche che l'allenatore abbia un cambio al contrario, ma non è mai facile, perché poi è un uomo di 60 anni... Però io sono convinto che è solo una questione di caratteristiche, perché per dire, gli esterni suoi hanno sempre fatto gol, e oggi il giocatore che a me delude più di tutti, perché lo conosco anche meglio, è Dursi sì. Che con lui ha sempre fatto, oltre con lui ha sempre fatto benissimo, è un giocatore che già... Sì, però ci può stare l'annata negativa. Però ci può stare l'annata storta, lo aspetti, perché uno che ti rimporta, sbaglia gol, arriverà pure il gol per lui. Allora, vorrei sentire gli amici su queste riflessioni, siete d'accordo? Sì, sono molto d'accordo. Quello che penso io è quello che ho visto anche l'ultima partita, il problema di equilibrio, soprattutto nella fase difensiva. Soprattutto i due esterni di copertura di quattro, diciamo, anche perché se abbiamo visto l'ultima partita, praticamente un ragazzino ci ha messo in difficoltà sulla sinistra, tutte le volte riusciva a avere spazio da quella parte, non è la prima volta. Io credo che sia soprattutto un problema di equilibrio più che di caratteristiche dei giocatori, perché questa credo che sia un difetto. Però l'equilibrio forse manca perché non ci sono le caratteristiche. Probabilmente sì, perché in effetti è un problema che Pescara si porta dietro dall'inizio del campionato, ma al di là del successo largo. Però io sabato la partita l'ha fatto in gran parte, l'ha fatto l'avversario, che poi sì. Voglio dire, quindi e soprattutto lo fa spesso il Montevarchi, ma trova soprattutto questi spazi, soprattutto a sinistra, che è stato sembra quasi fosse un buco da quella parte, insomma. Antonio? Ma io concordo con De Leonardis e Daniele. Secondo me, ad esempio, già nelle ultime partite ho visto che c'è una formazione cambia meno. All'inizio non trovava ancora la quadratura del cerchio, quindi cambiava spesso, questo faceva pensare che non aveva qualche pedina funzionale al suo progetto tecnico. Adesso sicuramente è più forte anche in interdizione in mezzo al campo, quindi e questo permette, probabilmente facendo più filtro, di avere gli esterni più alti. Io quello che notavo ad esempio è che gli esterni gli mettevi due larghi, alcune squadre venivano, allargavano gli attaccanti e noi facevamo fatica poi a ripartire, perché gli esterni nostri erano sempre bassi. Come diceva Daniele, un po' attendisti, non si scalava forte, quando un esterno era alto magari il centrale doveva scalare forte, questo non si vedeva. Sicuramente adesso meglio, la squadra è più equilibrata. Riccardo e Paolo, meglio insomma. Sì, tra l'altro vedendo la partita dall'alto ho notato, e l'ho detto anche all'allenatore in conferenza stampa, le linee erano più vicine, la squadra è più compatta, di solito soprattutto nel secondo tempo ci allungavamo un po', invece eravamo più compatti. E poi devo dire che sul 3-2, quando la partita
la squadra comunque è rimasta calma e questa è un'altra caratteristica positiva, cioè nel senso che potevamo perdere la testa sul 3-2, invece siamo rimasti tranquilli e abbiamo portato a casa la partita. Vero, quello che non è tutto l'oro, chiaramente è tutto vero. Tutto... Paolo? Riallacciandomi alla tua parte iniziale della domanda, è chiaro che tutti ci aspettavamo di più dal Pescara e quindi da Uteri, però io non fossilizzerei molto e solo il discorso sull'allenatore, perché tu prima facevi l'esempio di Dursi che sta sicuramente deludendo, però mi sembra di poter dire che fino ad oggi anche qualche altro giocatore non stia rendendo come ci si aspettava, senza ovviamente gettare la croce addosso a nessuno. Possiamo fare anche qualche nome: Ingrosso in difesa, che è un giocatore che comunque ha tantissime presenze in Serie B, ma quest'anno non mi sembra l'Ingrosso di qualche anno fa. Memusciai quando ha giocato, dallo stesso Cancellotti mi sarei aspettato qualcosa di più, da Zappella che aveva avuto un approccio positivo alla stagione. Quindi voglio dire, le difficoltà che ha avuto l'allenatore, non consideri i giocatori Rizzo e Galano che non hai citato. Galano non ha praticamente mai giocato. Galano, no, Rizzo ha giocato. Rizzo sì, esatto. Rizzo è un discorso diverso, voglio dire, però esattamente lui è stata un'altra delusione. Però voglio dire, se dall'allenatore ci si aspettava giustamente di più, ci saranno delle sue responsabilità, però tanti giocatori non stanno rendendo per quello che ci sono. Una domanda fresh di Andrea Costantini a Delicare, poi andiamo in pubblicità, sì, perché dobbiamo parlare dei giovani che finalmente hanno dato un po' di positività a questa squadra. Prego. Scendendo un pochino sul tecnico, chiedo a Dellicarri su due profili. Si parlava prima delle caratteristiche dei centrocampisti, ecco Derisio con Pompetti, come lo vede in questo 3-4-3? E poi Rauti, che non è un esterno puro, però nel 4-3 si sta ritagliando uno spazio importante da esterno, due gol contro il Montepaschi, una grande prestazione. Che impatto possono avere questi due giocatori? Allora, devo dire che Derisio, conoscendolo, sapevo che avrebbe avuto un impatto positivo, perché poi quando vai a trovare un allenatore che già conosci è più facile anche inserirsi. Faccio riferimento a due o tre azioni che il Pescara ha subito nel primo tempo, soprattutto che sono arrivati sugli esterni e hanno scalato male. Delici è uno molto bravo a equilibrare la squadra, perché si è buttato dentro insieme ai difensori, e se noi andiamo indietro col tempo e a vedere altre partite dove c'erano Pompetti e Memusciai, nessuno dei due, per caratteristiche sempre naturalmente, non per bravura, hanno quella forza di buttarsi dentro ai difensori e cercare di dargli copertura. Derisio ieri l'ha fatto parecchie volte quando la palla andava sull'esterno, e questo vuol dire equilibrare la squadra oggi, e la coppia Derisio-Pompetti secondo me sarà un'ottima coppia. Una cortesia, non dire più ieri, perché sembra domenica, si è giocato sabato. Quindi sì, ieri, sì. ieri però, sabato, cioè, giusto, sabato, quindi... Pubblicità e poi torniamo in studio, anche perché parliamo finalmente di questi giovani, i giovani belli, la bella gioventù della Pescara, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci di nuovo in studio dopo un po' di Amarcord con Daniele De Licarri. Stiamo parlando dell'attualità e del momento del Pescara. C'è da sottolineare questa ventata di ottimismo e di gioventù grazie alle presenze degli elementi che si stanno mettendo in luce. Parlo del portiere sorrentino, di Veroli, delle Monache che ha esordito proprio sabato, poi di Pompetti che ormai ha qualche anno in più, di Giambò e Chiarella. Chiedo subito a un uomo che vive proprio tra i giovani, ora lavora per il Bologna dopo 23 anni di vita biancazzurra, poi ti chiederò anche come ti trovi a Bologna. Chi ti ha sorpreso di più tra questi giovani che sono stati inseriti? Seguendoli da lontano, Beh, sicuramente Veroli, perché ricoprire un ruolo importante come quello di difensore centrale non è facile alla sua età. Consideriamo anche che Veroli nasce trequartista, quindi quando lui venne a provare qui da noi nella sua squadra al Senigallia giocava trequartista, poi fu nel corso degli anni spostato in difesa perché riconoscevamo in lui delle caratteristiche importanti come difensore di regia. Sta facendo, ma non solo lui, Sorrentino sta facendo bene, lo stesso Chiarella è stato sfortunato, ha avuto tanti infortuni, però ci aspettiamo possa essere l'arma in più nell'ultima fase da questo momento in poi. Secondo me può darci una grossa mano. Ecco, Pompetti rischiava di perdersi fino all'anno scorso, ricordiamo l'esperienza Inter-Sampdoria, la parentesi Pisa, poi Cava dei Tirreni, non era mai stato protagonista, ora lo è diventato. Come mai? Daniele, poi chiedo pure a te. Ma direi c'è un discorso di maturazione sicuramente calcistica, ma Marco ha delle qualità importantissime, è un giocatore che secondo me, vedendolo in quel ruolo, a me tante volte mi piange il cuore, perché vorrei vederlo giocare davanti alla difesa, perché secondo me è un giocatore che renderebbe 10 volte di più di quello che rende e perché avrebbe una libertà di spazio non indifferente.
Rinco non era d'accordo? No, assolutamente sì. Perché ti ho visto... No, perché io... Anch'io ho detto, secondo me Pompetti in un'altra difesa sarebbe... Daniele, come mai un giocatore che si vede tecnicamente a grandi doti, lo scorso anno giocava, con tutto il rispetto, con la Cavese, che era in quella posizione... Giocava poco con la Cavese. Tra l'altro, sai, i percorsi di giocatori tante volte vengono sbagliati. E quando si sbaglia un percorso di un giocatore gli si allunga quel tempo che oggi vediamo Pompetti, quando noi lo conosciamo, Tonino lo conosce meglio di me, io lo conosco un po' meno di Tonino. E quando si parte da questo presupposto e si sbaglia il percorso del giocatore, il giocatore ci mette del tempo, si è ritrovato a Cava giocando un campionato di bassa classifica, a Pisa non ha mai giocato, era andato in questo trasferimento. È andato troppo presto all'Inter forse? No, secondo me no, e secondo me l'Inter, io devo dire, faccio una critica anche alla società di avergli sbagliato il percorso, perché poi le società importanti devono fare delle scelte sui giocatori insieme agli agenti naturalmente, perché poi ci sono gli agenti di mezzo, di fare dei percorsi giusti per i giocatori. Secondo me lui avrebbe potuto giocare già prima in Serie B, arriverà, ma arriverà anche a livelli maggiori secondo me. Sono convinto di questo. Il discorso è che il giocatore ha sbagliato. Lì è stato un po' sfortunato anche quando è andato alla Sampdoria, dove pensava di trovare Eusebio, poi Eusebio Di Francesco è andato via, si è perso un po'. Quello è vero, gli avrebbe potuto dare tanto a livello di insegnamento, è indubbio questo, però secondo me Marco ancora fisicamente sta ancora in fase di crescita, ancora non aveva il motore pronto, non era ancora prossimo a diventare quello che è oggi. E nel suo percorso sbagliato si è un po' decelerato, ma le qualità poi alla fine verranno fuori. Sono d'accordo, secondo me ha influito anche il passaggio dal calcio giovanile, dal campionato primavera ad una prima squadra. Lì il primo anno, i primi due anni paghi lo scotto. Questa devi... nuova stella delle Monache? 2005. Delle Monache, secondo me, può ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra, addirittura per me può giocare titolare, perché lui tiene botta, è pronto da un punto di vista fisico, tra l'altro lui è un volitivo, intraprendente, ha personalità, quindi sotto questo aspetto secondo me non può che fare bene. Che bello sarebbe vedere Chiarella da una parte e Delle Monache dall'altra. Certo, io Delle Monache lo preferisco più vicino alla porta, perché lì è in grado di fare male, come sottopunta, come seconda lui. Punta. Assolutamente no, tu sai che già ne ho parlato, ti dirò, guarda, io ricordi chiari, la mia lunghissima carriera, diciamo, io ricordo la prima volta di Tovalieri, l'ho visto un allenamento in ritiro, la prima volta di Di Caro, la prima volta di Verratti, la partita del giovedì, la prima volta di Insigne con la Michele, con la squadra di Torreira anche. La prima volta di Torreira, ebbene, la prima volta di Delle Monache, penso che sia il ricordo che mi porterò dietro. In 6 minuti ci ha fatto vedere tutto quello che lui potrebbe fare, che lui, a me entusiasma, soprattutto sai bene che... Ecco, ma già... perché non giochi? Manca l'occhio, manca il coraggio, cosa manca? Manca il coraggio, gli faceva i giovani bravi. Esattamente. Che già oggi, quando tu vai a fare una formazione, tu devi pensare di mettere dentro la tua... struttura della squadra, un giocatore che hai e che tu pensi che possa arrivare, perché poi come tutte le cose ci si può sbagliare indubbiamente, ma se hai un po' l'occhio lungo devi pensare che debba far parte già di un impianto di prima squadra e non pensare al discorso che sia un 2005 piuttosto che un 2003 piuttosto che un 2002. E questa è la forza che un ex allenatore del Pescara, Zeman, non ha mai guardato la carta d'identità, e questa è una forza e coraggio che hanno pochi allenatori. Però sta cambiando un po' il vento, no? Un po' per esigenze economiche. Si spera, sì, sicuramente. Ci si crede. Anche il campionato te lo permette, però sono d'accordo con Daniele. Manca coraggio, anche un fatto di cultura, perché spesso si pensa che poi il giocatore anziano gli rubi il posto, ti crea problemi nello spogliatoio. Libri, tante cose. Ma questo avviene quando manca la personalità dell'allenatore, no? Sì, è questo, io era sì, quello. Sì, però poi vai all'estero e vedi l'Ajax, che ha una media di 21 un'altra anni. Un'altra cultura. A Bologna Mihajlovic come Zeman. Sì. Donnarumma, se non avesse incontrato Mihajlovic, probabilmente non avrebbe fatto la carriera che ha fatto. Domenica ha giocato un ragazzo la primavera, quella precedente, lui li butta dentro. Se tu pensi che sia bravo, il giocatore non devi guardare la carta. Due anni fa ha fatto debuttare un 2005 come un 2006 di questa in Serie A. Però c'è anche da dire che
L'Italia è un po' un mercato particolare, puoi anche bruciarlo, nel senso che lo metti dentro, poi non va bene e ti perde l'annata, poi l'anno dopo si demotiva, perché succede anche quello questo. Quello è il coraggio. Quello è il coraggio, certo. No, però è anche un discorso che diceva Enrico, però sul discorso di avere un po' l'occhio di competenza, sì, e dire, certo, in una struttura di squadra dove io ho 4 esterni, metto il 5° esterno che è un 2005. Assolutamente. E poi vediamo se scala le gerarchie, ma le gerarchie però di coraggio dell'allenatore. Daniele, quando ci sono difficoltà economiche, come è successo al Milan qualche anno fa, che fu costretto a mettere i giovani della primavera, certo, giocarono in Serie A Donnarumma, certo, Cutrone, Calabria, no, ma poi qua, Locatelli. Scusami, scusa, qua, noi abbiamo visto, man mano, abbiamo visto Sorrentino, Verroli e Chiarella. Delle Monache l'ultimo, voglio dire, un altro nome che quindi, non abbiamo fatto, che è Blanuta, secondo me è un attaccante importante. Ci vuole però coraggio, no? Però noi continuiamo a leggere sui giornali, sulla televisione, via dicendo, questo famoso mercato fantasma per Pescara che deve prendere non so chi, voglio dire. Voglio anche dire che raccogliamo un po' i frutti di anni e anni di lavoro, sì, certo, certo, di un settore rappresentato bene. Ma di fatti devi sfruttarlo. Perché sono anni in effetti che escono, sì, fuori talenti, sono andati via, lasciamo perdere poi il motivo. Qualcuno si perde. Però prima della pandemia occupavamo l'11ª posizione nel ranking nazionale giovanile, mettendo dietro di noi 10 squadre di Serie A, non è poco. Andrea Costantini vuole inserirsi? Sì, chiedere al direttore De Ricari se anche il fatto di aver perso l'obiettivo del primo posto già dal mese di novembre ha inciso su questo occhio un po' più di riguardo verso la linea verde, e se poi nel caricare di aspettative un giocatore come Delle Monache bisogna affidarsi anche un po' all'incoscienza e, se vogliamo, anche alla faccia tosta, detto in senso migliore possibile, del ragazzo che va in campo e mette il suo talento. Io sicuramente ha inciso molto il discorso della classifica di novembre, perché se Pescara fosse oggi a giocarsi le prime posizioni staremmo parlando di altro, ma anche lì torniamo sempre a dire, se è più bravo uno gioca quello più bravo. Sul fatto di bruciare i giocatori, io parto da un presupposto che secondo me una delle cose più importanti è che il giocatore tu lo devi mettere alla prova, che sia la partita contro l'Inter, che sia la partita contro il Pescara, deve dimostrare lui di poter fare questo mestiere, e quindi se tu consideri che sia bravo l'opportunità gliela dai, ma poi toccherà sempre a lui far valere le sue qualità, e non penso a un discorso di bruciare. Se posso, una domanda per Di Battista. Mi sembra proprio, avendo visto anche un po' di allenamenti, che Delle Monache abbia questa, detto in senso buono, faccia tosta. Invece Blanuta, che è un gigante, mi sembra, ed è anche moldavo, no? Quindi uno se lo aspetterebbe un po' più cattivo. Mi pare che lui caratterialmente debba crescere sotto questo profilo. Non so se è d'accordo, sì, Di Battista. Sì, che sono, sicuramente è l'indole che è diversa quella di Blanuta. Blanuta ricorda un po' Roberto Inglese, che Dell'Icarri conosce bene, e anche Inglese, voi chiaramente. Sì. Come indole è uguale ad Inglese, quindi magari ha bisogno di maggior fiducia, però vi assicuro che Blanuta veramente ha dei colpi importanti. Forte. Sì. Allora, diciamo in apertura, lunedì prossimo alle ore 20 si chiuderà il calciomercato, finora quasi tutto fermo in tante società, il Pescara ha già presentato il suo acquisto di riso, c'è stata la rescissione con Val di Fiori, non ci si aspetta granché perché Rizzo, Galan e Marilungo sono lì, forse faranno i giri di campo, come ha detto il Presidente, però qualcosa si muove sul fronte offensivo. Abbiamo in collegamento l'agente FIFA, Donato Di Campli, che salutiamo. Buonasera Donato, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Allora, Donato, intanto cosa ci dici di questo reparto offensivo del Pescara? Ecco, io ricordo che all'inizio dell'anno hai sottolineato le potenzialità di Ferrari, ci fu un simpatico battibecco con Luca Pennese. Il tempo ti ha dato ragione, perché Ferrari in effetti bomber è stato finora, 10 gol, almeno lui ha dato grandi soddisfazioni. Non ti ha sorpreso quindi Ferrari? Beh, quello che dicevo quando ci siamo collegati 2-3 mesi fa, questo ragazzo qua ormai sono 2 anni che non fa mai il ritiro, una carrozzeria molto imponente, se non ti alleni soprattutto all'inizio dell'anno fai fatica, poi col tempo, appena è entrato in forma, ha dimostrato che la porta la vede, e la vede come.
Quindi può arrivare a una bella cifra, ora a 10 gol può battere il suo record personale, anzi è vicino a batterlo. Beh, siccome c'è Pennese che ormai l'ho assunto nelle mie campagne per prendere l'Olimpia, no? La prossima volta ti faccio ribattere da Luca, che però... Ovviamente. No, dico che può ancora fare tantissimo e migliorare tantissimo anche dal punto di vista tecnico, perché sta acquisendo sempre più molta consapevolezza nei propri mezzi, si muove molto di più in campo e soprattutto una cosa importante, che vede la porta in maniera incredibile, appena gli capita l'occasione fa gol. Allora, non c'è, diciamo, prima gran movimento per il Pescara, qualche richiesta del Sud Tirol per De Marchi. Dove deve intervenire ancora il Pescara secondo te? Poi lo chiediamo anche agli amici in studio. Beh, in questo momento il Pescara secondo me deve risolvere un arcano fondamentale: o scommettere sui ragazzi e puntare sui ragazzi. E lo sta facendo. E lo sta facendo, l'abbiamo visto. E lo sta facendo, ma soprattutto in questo momento manca un po' di compattezza dentro il centrocampo, quindi chi dà solidità in mezzo al centrocampo. E credo che là la società voglia intervenire e lo deve fare in maniera importante. Un altro elemento al centrocampo, dici tu? Assolutamente sì, ma soprattutto che bisogna fare delle scelte che non sono state fatte all'inizio e che sono state fatte in parte durante il campionato. Archiviare i giocatori che non fanno parte del progetto e soprattutto che non hanno un futuro, e pensare a costruire su giovani e su coloro che possono dare una mano a questi giovani in poter emergere. Delicare invece, che idea ha, ecco, se dovesse operare per il Pescara? Concordo con Donato su una cosa, sul fatto di fare delle scelte molto decise sul fatto del centrocampista. Ci sono dei giocatori che per caratteristica, non per bravura, come ho detto prima, non servono al Pescara, e bisogna essere anche drastici in quello. Nell'eventualità uno voglia fare una scelta, deve fare la scelta di prendere un altro centrocampista. Sono d'accordo con Donato, nonostante prenderei anche un esterno d'attacco. A sinistra? Sì. Un esterno in attacco a sinistra. Totò, velocemente, no, puntare sui giovani, come dice Donato? Io penso di stare sui giovani, sono perfettamente d'accordo con Donato. Credo che l'innesto che doveva fare questo di De Risi sia stato positivo, che adesso la squadra sia un po' più compatta. Il problema è soprattutto, appunto, nelle mani dell'allenatore. Deve essere lui a strutturare questa squadra, facendo ricorso soprattutto ai tanti giovani che sono venuti fuori, che nessuno si aspettava. Quindi si tratta proprio di fare una scelta. Tu non butteresti tempo per cercare elementi di categoria? Assolutamente no. Credo che sia stato l'errore principale fatto a settembre. Una domanda a Donato, che saluto. Volevo chiedere, insomma, qual era il suo parere, parlando della rosa attuale del Pescara, insomma, su questi giocatori che sono ormai ai margini, che potrebbero partire ma potrebbero anche restare a Pescara. Insomma, che cosa bisognerebbe cercare di fare in questi ultimi 7 giorni di mercato? O cederli o metterli fuori squadra, non c'è altra soluzione. Le scelte sono questo senso, che dicevo. Sono alternative. Non ci sono alternative. Fuori squadra già ci sono, però, di fatto. No, fuori squadra nel senso, così fargli capire che non fanno parte del progetto. Il problema fondamentale è che bisogna essere decisi, soprattutto in una piazza come Pescara. Su questo aspetto già c'è stata la decisione, sono fuori, non vengono più convocati, si allenano a parte, quindi... Sì, assolutamente, come sempre a Pescara c'è sempre una parte di amicizia nel rapporto che intercorre tra i calciatori e la società, e questa cosa qua deve finire, perché porta soltanto disturbo. Da questo punto di vista sono contento che c'è questo allenatore, che è molto rigido nelle sue decisioni, può non piacere, ma... quando tu dici amicizia, condizionano le scelte? Ma assolutamente sì, ma questo è il problema più importante che Pescara ha in questo momento. Ma questo, senza nulla togliere al presidente Sebastiani, che probabilmente fa stare troppo bene i giocatori a Pescara, tant'è che non se ne vogliono andare. E da altre parti non è così. Io credo che nella situazione del Pescara l'amicizia in questo momento non conta assolutamente niente, bisogna centrare l'obiettivo. Donato, questo è un discorso molto ampio, mi auguro che lo possiamo fare in studio
la volta che... No, no, assolutamente, ma non stavo dicendo niente, non è polemico, assolutamente non è polemico, ma... Meno male. No, ma... No, mica ma non c'è problema, cioè puoi anche fare la polemica, voglio dire, richiede tempo. Però bisogna avere ben precisi gli obiettivi. In questo Riccardo? Momento... Ciao Donato, ti volevo fare anche una domanda, ne approfitto anche del direttore dell'Icari. Che tipo di centrocampista andresti a prendere? Ma sicuramente... Perché sai, dire un centrocampista, tu lo sai meglio di me, con che caratteristiche? Che abbia quantità e qualità, che possa superare i ragazzi che hanno tantissima qualità, ma che possa dare anche sostanza al centrocampo. È chiaro che è difficile trovarli, bisogna fare uno sforzo economico per poterli usare, perché questi debbono arrivare assolutamente da una categoria superiore. Se un investimento deve essere fatto come si deve. Donato, siccome c'è Antonio Di Battista in studio che conosce molto bene, quante operazioni hai fatto con i giovani del Pescara? Non ti chiedo il primo, Verratti, perché quello è troppo facile. No, ma Antonio sa benissimo che se Pompetti e il ragazzo di Cupello sono all'Inter, probabilmente qualcuno gliel'ha segnalato, e questo lo sa pure lui. Ma il merito della formazione è tutta sua. Io faccio un altro lavoro, non faccio questo. Nel Pescara ultimamente non è che ho fatto tantissime operazioni, però ritengo che sia uno dei serbatoi più importanti del calcio italiano, e Tonino ne sia uno degli interpreti più importanti. Credo che il suo lavoro sia sotto gli occhi di tutti e debba essere soltanto ringraziato per quello che ha fatto e per quello che dimostrerà. Soprattutto è un gentleman, un signore di altri tempi che è difficile trovare in questi momenti sui campi di calcio. Grazie Donato. Dottor De Leonardi, su un attimo voleva... Voglio dire una cosa che non c'entrava niente. Voglio dire, in TV sembri il socio di Zenga. Ci hai fatto caso? Ma mi devo tagliare i capelli a zero. Sei uguale. Approfitto anche della presenza di Daniele De Licarri in studio, oltre che della tua, per ricordare quel momento. Sai a quale momento mi riferisco? Verratti. Prego? La cessione di Verratti. Esatto, quando siete andati... Vabbè, allora innanzitutto mi voleva penare lui e Sebastiani, perché avevo rifiutato di andare a Napoli, e lui lo sa benissimo. Poi però alla fine è convenuto un po' a tutti, no? No, lui lo sa. Quando gli ho telefonato perché c'era Leonardo in linea, gli è tornato il sorriso, però mi volevano menare, sicuramente mi volevano menare. Ma mi sentivi la versione di Daniele? No, è vero. Sta raccontando di un aneddoto che era capitato, perché noi eravamo alla Filmauro, io e Sebastiano, uscendo a Napoli, a Roma. Napoli. Uscendo dalla Filmauro abbiamo chiamato Donato per convocarlo il giorno dopo, che naturalmente lui ha detto no, non ci va assolutamente a Napoli, non ci va. Abbiamo discusso, ma come succede nel mondo del calcio, tra gli agenti. Ma c'era anche il mio matrimonio, abbiamo parlato anche al matrimonio. Al matrimonio poi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono state circostanze, poi è stata una bellissima avventura perché ci siamo divertiti. E poi quando siete andati a Parigi? È la prima volta siamo andati io e lui. È stata una bella avventura dove tra l'altro ci siamo fatti tante di quelle risate. Vi ha mai detto degli cari che ha paura dell'aereo? Ed è stata una bella avventura. Ci siamo svegliati, anzi lui si è svegliato molto presto la mattina, molto presto. Sì. Hai un nuovo Verratti nel tuo serbatoio, Donato? Non di quelle proporzioni, però uno sul quale puoi puntare. Beh, penso che in queste zone poi Tonino lo vedrà, ce n'è uno che secondo me ha qualcosa, però sai, non si può dire. Senti Donato, siccome tra poco io dico così, che il dono di Marco, ma il dono dei grandi giocatori, è una cosa che arriva dal Signore, o ce l'hai o non ce l'hai, poi lo affini con gli allenamenti. Credo che ci sia qualche ragazzo in giro che abbia queste qualità. Allora, una domanda di Andrea Costantini per Donato Di Campri, dopo andiamo in pubblicità. Donato, se puoi rimanere in linea, perché dobbiamo parlare anche della società del Pescara, sai le voci che circolano, vorrei che restassi in linea. Sì. Ti chiedo questa cortesia. Andrea, una domanda a Donato? Che saluto, prima lui ha detto cosa servirebbe, ma secondo Donato Di Campri Pescara farà qualcosa di concreto in questa ultima settimana di mercato, o resterà incagliato a queste mancate cessioni? Ma lo deve fare per forza se vuole ambire all'obiettivo quantomeno di andare nei playoff, oppure tentare di raggiungere la prima posizione, che mi appare un po' utopico. Ma Pescara è sempre Pescara, ci deve provare, non si può stare in queste categorie.
Con la forza del settore giovanile e anche della città bisogna provare a vincere in tutti i modi. Bene, allora andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte è dedicata al quale futuro ha questa società. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ultima parte di questo numero di replay. Allora, abbiamo toccato tanti argomenti, resta quello della società. Come tutti sapete, se ne parla già da tempo. Il presidente Sebastiani potrebbe vendere il club. Partiamo subito dall'ultima dichiarazione che ha rilasciato sabato proprio ai microfoni di Paolo Renzetti. L'aggiornamento, non c'è nulla di nuovo, però sono state le ultime parole.
parliamo anche della società, perché insomma si continua a sentire, a scrivere e a parlare insomma di questa imminente, più che imminente cessione del Pescara, c'è una possibilità che il Pescara possa diventare arabo, se mi permette la battuta. A me mi viene da sorridere, perché come diceva Galeone, non so se ve lo ricordate, Pescara è un film veramente, è la città che è un film, è tutto quello che gira intorno che è un film. Io, magari qualcuno di questi che già sa chi ho venduto, chi sono gli interlocutori, me li facesse conoscere, che magari ci tratto, perché se uno può comprare il Pescara senza trattare con me, e allora siamo veramente al paradosso. Però, insomma, una trattativa c'è ed è anche sì, piuttosto avviata. Sì, ma la trattativa che c'è ce l'ho io, non ce l'ha né questo o quell'altro giornalista, no, né questo o quell'altra persona di Pescara. Se io tengo tutto nel massimo riservo è perché comunque sia sto trattando con delle persone che non hanno bisogno certamente di pubblicità, che quando sarà il momento, se riusciremo a chiudere questa operazione, avranno un volto e si presenteranno. La nuova possibile proprietà sarà straniera però, Presidente, questo ce lo può dire? Beh, se conoscete qualche italiano che oggi vuole investire nel calcio, fatemelo conoscere pure a me, perché per quello che è il calcio oggi in Italia e soprattutto per come vengono trattati poi i dirigenti del calcio in Italia, credo che poca gente abbia voglia di mettere il muso fuori. Per chiudere, i tempi di questa eventuale fumata bianca, Presidente? Ma non c'è un tempo, perché il Pescara va avanti comunque, come ho sempre detto, mi sembra che nessuno mai si sia lamentato di qualcosa nei confronti di questa società, per cui quando arriverà il momento, se sarà fra un mese, fra due giorni o fra due mesi, chi arriverà sarà accolto benissimo perlomeno dal sottoscritto. Poi ripeto, è l'unica cosa che mi preme e alla quale tengo, che chi arriva a Pescara deve avere un progetto in mente, perché non è che io lascio il Pescara per farlo chiudere fra un anno. Bravo Paolo, hai provato a incalzarlo, però ancora non riusciamo bene a individuare esatto qual è questo gruppo. Allora vorrei partire proprio da Donato Di Campli. Pensi che è a buon punto questa trattativa o trattative, se sono a buon punto? Guarda, io credo una cosa soltanto, che Sebastiani non darà mai la società a qualche avventuriero e soprattutto la darà nel momento in cui avrà delle certezze non soltanto economiche da parte sua, ma anche del futuro del Pescara. Se fate caso, in questi giorni ci sono tanti cambi di società in Serie C, e i nuovi proprietari sono tutti personaggi loschi, e tanto non ho paura di dirlo, lo sai Enrico, compreso nella nostra regione. A Lanciano non state messi bene. Che cosa? A Lanciano non state messi bene. Vabbè, Lanciano lo conosciamo, lo conosciamo bene qui a Pescara. Sì, il problema è che non lo conosciamo noi, perché non c'è mai venuto qua a Lanciano. No, vabbè, comunque si stanno verificando tanti cambi di società, l'ultima a Pistoia, di personaggi che non sappiamo nemmeno la propria derivazione. Quindi questo rischio non c'è per il Pescara, secondo il tuo punto di vista? E questo rischio credo che Sebastiani non lo permetterà assolutamente, anzi sono sicuro che non lo permetterà assolutamente. Daniele Delicari, sempre dall'esterno, perché sei un uomo di calcio. Beh, questa volta il presidente pare, perché non c'è mai una certezza, abbia trovato un'alternativa seria. Sì, io condivido quello che ha detto Donato sul fatto che non darà mai la società in mano ad avventurieri. Questo è in dubbio, anzi con qualcuno che abbia un progetto vero, un progetto serio. Tra l'altro tutte queste proprietà straniere, dietro c'è qualcosa ed è legato al discorso degli stadi che nei prossimi 5 anni dovranno essere rifatti, rimodernati, e quindi le proprietà straniere punteranno a questo. Comunque saranno tutti gente di businessman, ma gente che sicuramente vorrà fare qualcosa. È ovvio importante. Che poi si va oltre la fantasia, si parla di arabi, però la corrente inglese-americana sembra la più credibile, poi non importa da dove viene, l'importante è come certo, viene. No? Certo, come viene, che abbia solidità, che possa aprire un ciclo, fare un progetto, ma anch'io leggo che più voci danno in quella direzione di un fondo americano con sede in Inghilterra, se
che la maggior parte sono tutti così oggi nel calcio italiano, sono quasi tutti così. Perché stanno puntando molto sulle squadre di Serie C, ad esempio Lucchese, Cesena, proprio per il discorso stadi? Per il discorso stadi infatti cercano piazze blasonate, come vedi Cesena, il Palermo sta succedendo anche a Palermo, è la stessa cosa, che non sono in dirittura d'arrivo, come sembra che a Pescara sia in dirittura d'arrivo entro fine febbraio, però sono legati al fatto del blasone delle squadre. Pistoiese e Grosseto, come dice Donato, ci sono personaggi che sinceramente però Pistoia è un vecchio gruppo che già faceva parte, non so da dove arrivano, non so, mentre qui si parla di fondi di investimento importanti. Antonio Di Battista, ti sorprende che l'esperienza di Sebastiani nel Pescara stia arrivando alla parte finale, anche se probabilmente lui resterà in seno al club? Ma forse gli ultimi insuccessi, un po' di stanchezza, forse non logoria naturale? Probabilmente sì, lo porta a pensare di passare la mano, però io sinceramente faccio fatica a vedere Daniele lontano da una squadra. Ma dici questo perché non vuole vendere o perché non ci sono alternative? No, sicuramente io sono concordo con Donato Di Campli, sicuramente non darà la società in mano ad avventurieri, questo sono certo. È chiaro che ci deve essere un progetto serio, che sia un fondo o altri imprenditori stranieri, però secondo me lascerà la società in buone mani se lo farà, ammesso che lo faccia. Prima di sentire Riccardo De Paolo vorrei avere il commento di Totò, se ha ulteriori notizie rispetto a lunedì scorso. Si sta avvicinando questa data fatidica? No, ma secondo me già ne sta parlando da parecchio, è stato anche più esplicito in altri interventi. Io anche per la mia abitudine di mestiere butto lì anche una pista nuova, cioè la pista svizzera secondo me. E parlo di Renzetti, che è stato, come ricorderete, presidente del Pescara per una settimana, ai tempi Angelo Renzetti, che lui ha avuto per tantissimi anni, credo 10-12 anni in Lugano, adesso ha chiuso tutto, lui vive è pescarese ma vive in Svizzera. Per quello, qualche rumore che ho sentito, ci potrebbe stare questa pista, magari non da solo, ma con una cordata che potrebbe essere anche straniera, voglio dire. Quindi... Angelo Renzetti l'ha conosciuto anche Daniele quando io sono stato il capitano di questa squadra. Grande entusiasmo. Tra l'altro non ci siamo sicuramente visti spesso. Se lavorassi ancora in un giornale, questa è una pista che cavalcherei e approfondirei, però non lo faccio più. Quindi comunque. Gioca a pallone. Come, Donato? Gioca a pallone ormai, che è diventato professionista. No, è basket adesso, ho cambiato. Paolo, hai altre notizie tu dall'Ansa, Corriere? No, diciamo che però, senza entrare nel merito di chi potrebbe essere, c'è stata, quel che mi risulta, se non un'accelerata, comunque c'è stato un passo avanti rispetto a qualche settimana fa, quindi questo potrebbe essere sintomatico del fatto che insomma si possa arrivare, prima Daniele parlava di fine febbraio, potrebbe essere questa una data ipotetica, ipotizzabile. Daniele Sebastiani, diceva Daniele su un'eventuale data, esatto. Diciamo che a fine febbraio si potrebbe avere... Forse lui sta portando avanti la trattativa, non ce lo vuol dire. Potrebbe pure essere. Però io su una cosa, e mi riallaccio a quello che diceva Donato Di Capri, ma credo che su questo tutti siamo d'accordo, adesso al di là delle simpatie, delle antipatie, che insomma un pescarese come Daniele Sebastiani chiaramente non darà il Pescara al primo che capita, quindi da questo punto di vista l'essere pescarese è una garanzia per il futuro, certo, di questa società. Riccardo, poi andiamo da Andrea un attimo. Secondo me invece non lo dà proprio nessuno al fondo americano. Se... Quindi pensi che anche lui stia inventando tutto? No. Non assolutamente, perché... il discorso del fondo americano sarà sicuramente una pista che lui sta percorrendo, però come un'entrata di capitali, che sicuramente, come diceva Daniele Delicarri, è una società che magari può
far parte di magari di un progetto su un nuovo stadio, su fare tante cose, più come business. Ma per quanto riguarda il discorso calcio, tengo che Daniele Sebastiani rimanga il presidente e avrà probabilmente una forza economica diversa con il mondo. Poi potrebbe esserci anche un aumento di capitale ulteriore e far sì che alcuni soci vengano persi. Adesso non corriamo. No, ti sto dicendo, tu mi fai. Ma è più, questo è un po' più un mio lavoro che magari sì. Su altro. Sì, e sì, quindi sì. Su questo magari riesco a saperne qualcosino più degli altri. Secondo me questa è una strada che può percorrere. È normale, nel momento in cui si entra è normale che si fa l'aumento di capitale. No, ma facendo un aumento di capitale magari perdi qualche socio, certo, hai capito? Certo. E quindi certo. Questa potrebbe essere una strada che sta percorrendo. L'unico ma per socio me che non fa parte del gruppo Sebastiani è a Nascoli. Esatto, caso, esatto. Però secondo me lui rimarrà almeno 1, 2, 3 anni ancora in questo progetto, ma come presidente. Andrea prima mi stava segnalando che il nome di Rezzetta è stato già fatto quest'estate, sì, però erano tempi diversi, non per sottovalutare la nuova notizia di no, assolutamente, assolutamente. No, questo per sottolineare che comunque Angelo Renzetti ha sempre non solo il Pescara nel cuore, ma culla anche questa voglia di poter un giorno rientrare. Non sappiamo se questa possa essere l'opportunità giusta, ma quest'estate Renzetti aveva comunque avvicinato il presidente Sebastiani e si era parlato di un suo ingresso, reingresso nel Pescara, anche quando uscì fuori la notizia comunque vera di una possibile trattativa con Manari, il direttore sportivo. Donato, per chiudere, per il collegamento con te, quindi pensi che Sebastiani questa volta possa avere la possibilità, ecco, diciamo così, possa avere la possibilità di cedere la proprietà pur restando ancora dentro? Io credo che l'unica possibilità sia questo, perché togliere il calcio a Sebastiani sarà impossibile. Credo, vedo più una figura manageriale da parte di Daniele all'interno di un futuro Pescara con un fondo eventualmente. Se non fosse così, continua a dirigere l'orchestra lui, la sa dirigere. E il Pescara, come vedete, ogni anno sforna talenti e riesce ad alimentare economicamente la società. Credo che in questo momento la vedo ancora lontana questa ipotesi di cessione, però con sempre lui protagonista. Donato, grazie per il tuo intervento, ti salutiamo dallo grazie studio, tutti amici, ovviamente Daniele, Antonio, un po' tutti. Grazie Antonio Campi, abbiamo ancora 5-6 minuti. Allora Daniele, ovviamente se si vende è perché si è rimasti scottati da un qualcosa. Ma sai, la stanchezza sicuramente è una delle cose principali, ma la stanchezza non dettata dal fatto delle contestazioni, perché tanto poi le contestazioni fanno parte... No, parlo più della Serie C, di non far parte di questo tipo di calcio. Il discorso della categoria è una cosa più... Non si diverte più. Non si diverte più, ma io dico che subentra anche un discorso di stanchezza personale. Al di là, come dice Rinco, che rimarrà come presidente, sono d'accordo con lui, probabilmente 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni, quello che sarà, ma sono convinto che poco tempo il Pescara passerà in altre mani. Totò anche convinto di questo? Ma io penso di sì, insomma, anche perché mai... Si è lanciato questa idea di Renzetti? Sì, 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 non l'ho lanciata, voglio dire, non è una mia... fantasia, se l'ho detto non perché, è un'invenzione perché qualche rumore l'ho sentito, voglio dire, però ovviamente non, ripeto, non faccio più quel lavoro, quindi mi dispiace. No, però credo che siccome gli interventi sono stati diversi, voglio dire, di Sebastiani in questi ultimi tempi, però il cantante di questa volta è diverso dalle altre. Sì, esattamente, annate. Credo che sia un po' diverso, che proprio anche il suo atteggiamento, insomma, voglio dire. Sì. Antonio, come ti trovi a Bologna? Bene. Che esperienza è? È un'esperienza nuova, chiaramente la mia prima esperienza lontano da Pescara. Che ti manca, ovviamente. Assolutamente sì. Io ho preso questa decisione chiaramente tardi, perché c'è stato il mese di giugno, mi hanno martellato anche un'altra squadra. Dici. Vuole saperla Totò? Vabbè, ormai è andata. La Juventus come osservatore, però diciamo che la notizia, a me serve la il notizia. Progetto del Bologna era più interessante perché mi dava più spazio, ecco. L'osservatore lo ritenevo un po' riduttivo, quindi è Senti, stata una scelta dolorosa. Una curiosità, perché si è chiusa lo scorso anno l'esperienza di Luciano Zauri al Bologna? Se lo sai perché probabilmente è legato
non conosco a fondo, sì, ho parlato con qualcuno lì in società, probabilmente per il campionato primavera, per l'andamento del campionato, loro si sono salvati ai play-out, sì, sì, l'ultima giornata, ma anche adesso la squadra è in zona retrocessione, però ad esempio quest'anno la squadra è molto giovane, giocano in pianta stabile 5-2004 e un 2005 in un campionato di primavera 1 che è un campionato di C a tutti. Mihalovic viene spesso a seguire le vostre partite, sia dalla primavera sia a scendere. Io lì, quando giocava la primavera non l'ho visto, però sicuramente lui ci punta, so che vive lì, che è rimasto lì, ma non mi dispiace. Potenzialità ancora da esprimere per questo settore giovanile del Bologna, cioè ha delle grosse ambizioni, potenzialità però un po' inespresse. Allora, noi per quanto riguarda le categorie dalla 17 in giù, la 17 è prima in classifica, l'under 16 è prima in classifica, l'under 15 è quarta in classifica, tra l'altro la 17 in un girone difficilissimo, Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Sassuolo, Fiorentina, Empoli, stiamo facendo bene, però io dico sempre che è più importante produrre, formare calciatori che fare risultati. Che far risultati. Certo, certo. Daniele De Riccari, abbiamo ultimi 3 minuti, cosa bolle in pentola? La verità, L'ultima esperienza in Albania, come ti sei trovato in Albania? Benissimo, sono stato benissimo, mi sono trovato benissimo, continuo a mantenere rapporti importanti, devo dire la verità, anche a livello di federazione. Ecco, abbiamo letto, quindi lo posso chiedere, di questo interessamento della Lazio nei tuoi confronti, c'è un fondo di verità? Non è assolutamente vero, non c'è nessun fondo di verità, mi sto guardando, devo dire la verità, da quando sono rientrato mi sto guardando intorno, ho fatto qualche chiacchierata appunto. Ecco, che tipo di progetto cerchi? Che progetto? Quello che diceva Totò prima, che si torna a fare il direttore sportivo con... Esatto. Facendo il proprio ruolo. È diventato davvero così difficile trovare proprietà che... Ma guarda, se tu vai indietro col tempo, Enrico, è successo già altre volte questo, non che siano intervenuti i presidenti come in questo momento, ma che ci siano state altre dinamiche dove il nostro ruolo è stato sminuito. Partiamo sempre dal presupposto che bisogna avere competenze, perché questo, certo, è giusto, come tutti i lavori, sono di quell'opinione, e secondo me fra un po' tornerà di nuovo in auge, perché comunque si è fatto un po' di confusione. In Italia o fuori lo stesso per te? In Italia o fuori per me lo stesso, perché io vado spesso all'estero, tra l'altro, quindi non ho problemi di nessun genere, parlo due lingue, quindi italiano e inglese, non ho questa problematica. Anche perché se le proprietà cambiano con americani, cinesi, inglesi, la ruola di direttore sportivo italiano sicuramente, avendo una presidenza straniera, diventa la più importante. Il problema della presidenza straniera è che oggi i presidenti stranieri che sono arrivati in Italia vanno con l'algoritmo. Prendono i giocatori con l'algoritmo, che è una cosa che io non riesco a capire. C'è un'app particolare che io ho, devo dire la verità, ma io la utilizzo esclusivamente per dati statistici, certo, punto, non per mentre loro la utilizzano. Faccio l'esempio del Parma, faccio l'esempio della Roma, faccio l'esempio di tante proprietà in questo momento in Italia, Venezia, Spezia, che guardano l'algoritmo, quindi guardano le statistiche di 100 passaggi comunicati nella stessa maniera, fatti per bene, ma non vanno a vedere se il passaggio viene fatto a 3 metri o a 100 metri o a 80 metri. Ultime due domande flash, perché siamo proprio in chiusura. Mi dici qualcosa di Matteassi? Ma io Luca lo conosco da ragazzo, perché quando giocavo a Piacenza lui dalla primavera veniva spesso ad allenarsi con noi in prima squadra, un bravissimo ragazzo, ha poca esperienza, è venuto in una piazza importante, è stato in una piazza importante, tra l'altro è stato pure a Piacenza, è un ragazzo sicuramente che avrà tanto da imparare dietro a Sebastiani, sicuramente questo. A lui deve imparare da Sebastiani. Tanto da Sebastiani, sì, sono convinto anch'io, perché è la verità, Totò. Vabbè, è stato sincero. Sono stato sincero e si potrà formare per il futuro. Vabbè, quindi c'è il foglio rosa, insomma. No. Invece Filippo De Riccari, ti aspettavi questo suo ingresso in prima squadra con questa personalità? Ma no, con questa personalità no, devo dire la verità. Mi aspettavo un percorso,
forse l'ha anche un po' accelerato, molto probabilmente, non lo so questo. Sono contento. Nulla arriva per caso, sono, dai. Sono contento per lui, lui farà la sua volo, strada. Ma c'è stata la possibilità che tornasse a Pescara? C'è stata la possibilità. Come mai non si è incogliato? Sì. Non entri in algoritmo Tonino su algoritmo. Anche lui l'hai visto crescere, quindi algoritmo. Io sono creduto nelle sue qualità, nelle sue potenzialità, ai requisiti del difensore, perché lui è molto applicato e concentrato, ha personalità, quindi secondo me sono i requisiti fondamentali per un difensore. Antonio, intanto ti rinnovo i complimenti per il lavoro svolto. Grazie. In questi decenni, soprattutto in casa Pescara, tanto so bene che prima o poi tornerai a far parte di questa famiglia, perché il tuo cuore batte sempre qui. Ringrazio davvero Daniele De Ricari, perché con lui possiamo parlare di tutto nel calcio, e mi auguro di vederlo presto dietro una scrivania con un bel progetto. Grazie Daniele. Grazie a Paolo Renzetti, Riccardo Clinca, a tutti voi. Andrea, lunedì prossimo saremo qui, perché poi sarà l'ultima puntata, l'ultimo giorno del calcio mercato, e poi inizierà il tour de force anche per le tue trasmissioni, se giocherà ogni tre giorni. Sì, perché poi si gioca il 2, recuperi della seconda giornata di ritorno e quant'altro. Grazie Andrea, grazie a Loris Bennato in telecamera, Maurizio De Guerrigia, ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.